Nome: Roberto. Paolo. Cognome: Barbato. Righi. Professione: Imprenditore, ma preferisco agente immobiliare. Agente immobiliare e temporaneamente presidente nazionale FIAIP. Colore preferito: blu, perché sfina. Blu, blu FIAIP. Sistema di condivisione immobiliare preferito: MLS FIAIP, MLS REPLA, ma in generale l'importanza è la condivisione. MLS FIAIP. MLS REPLA e FIAIP sono insieme da 7 anni, è un matrimonio felice? Direi felicissimo, o no? Yes. Quante agenzie FIAIP sono connesse oggi a MLS FIAIP? 875. In generale sono più di 2000. E quanti sono i nuovi associati FIAIP che hanno aderito tramite MLS FIAIP? Sono 300. Gli agenti immobiliari renderanno forti gli agenti immobiliari. È uno slogan o ci credete davvero? Ci credo tantissimo, perché l'unione degli agenti immobiliari crea forza. Chi ha le informazioni vince. Ci crediamo veramente, perché solo facendo squadra riesce a vincere sul mercato. A chi piace di più il sushi? A me piace il sushi. A me no. I tortellini? Beh, al mio amico presidente. Yes. La pastiera napoletana? Ma penso a tutti e due. No, Robert, quella è roba tua. Sono un agente immobiliare italiano e sono geloso dei miei immobili. Fatemi cambiare idea in 10 secondi. Se sei un agente immobiliare, hai l'obiettivo di vendere i tuoi immobili e di accontentare i tuoi clienti. Quindi, per tutta la vita, l'MLS. Tieniti i tuoi immobili, coccolali, però sicuramente ti perderai tutti gli altri affari che puoi fare attraverso l'MLS. Non ci sarebbe, non so, un codice etico? Nella piattaforma di MLS FIAIP abbiamo un codice etico, ti tuteliamo anche sull'incasso delle provvigioni e con un'assicurazione che addirittura ti copre in caso di pericolo. Ma gli agenti immobiliari italiani lo hanno capito l'MLS? Lo stanno capendo, c'è un percorso, le innovazioni hanno dei tempi di assorbimento. Quotiamo circa l'8% di quota di mercato come agenti immobiliari, potremmo anche essere a una quota del 30%. La crescita culturale della categoria porterà tutti gli agenti immobiliari a collaborare. Vuoi fare un saluto al tuo collega amico Roberto Barbato? Certo. Ciao Roberto. Ciao grande presidente.